Dopo aver passato tutto il pomeriggio a contendere la piazza con la polizia e dopo aver vinto la possibilità di rimanere nei dintorni della piazza, un 200-300 attivisti si stanno spostando in corteo verso il Lungomeno, preparandosi per la notte e per capire come procedere, adesso la polizia sta lentamente cercando di recuperare il corteo che è partito. Lo vedete correre alla testa del corteo. Stanno cercando di evitare che il corteo vada da qualche parte. La polizia è corsa davanti alla testa di questo corteo non autorizzato che è partito dalla piazza del municipio. Vedete che i poliziotti si sono già bardati, intenutanti, si è mossa. Il corteo si sta dirigendo sul Lungomeno per evitare di attraversare le strade. La polizia blocca il Lungomeno, ci sono 200 attivisti adesso bloccati su tutta la lunghezza della strada, tra la strada e il Lungomeno stesso. La polizia, come sempre, dice che questa manifestazione non è autorizzata e sta cercando di impedire ai manifestanti di recarsi sul Lungomeno. Manifestanti che sono stati fermati in questo momento di impedire l'accesso alla strada sono chiusi tra il marciapiede e l'argine del fiume. Ma questi devono andare? Sì, no, ma io ho tutto, non c'è problema. Sì. Chiama Max e digli quello che è successo. Che questi sono 200, quelli sono vietnamesi. Adesso la polizia in forze sta provando a ricacciare i manifestanti verso la parte del fiume che dalla piazza dove sono venuti. La presenza della polizia è sicuramente ingente, ma i manifestanti non si stanno scomponendo, anzi con un corteo non autorizzato tipo stile manifestazione selvaggia si stanno recando adesso da un'altra parte, sempre lungo l'argine del Meno. Adesso i manifestanti stanno attraversando, come vedete, il ponte sul Meno per andare dall'altra parte della città. Allora, il corteo degli attivisti ha attraversato il Meno, adesso è seguito, come vedete, da un imponente schieramento di polizia che li sta accompagnando
lungo il loro tragitto. Questa azione praticamente anni fa ti ha portato al blocco del lungo Reno da tutte e due le parti, un blocco del traffico sicuramente inaspettato per la città, ma che sta sortendo gli effetti voluti dai manifestanti. I manifestanti si stanno recando, probabilmente da quello che abbiamo capito, lungo i giardini che si trovano sul Reno per proporre un'accampata serale. Continua in questa giornata la volontà, la necessità, il bisogno da parte degli attivisti arrivati in questi giorni a Berlino di violare i divieti, le imposizioni della polizia, che sempre più in maniera dispiegata sta cercando di spiegare ai manifestanti, non si capisce secondo quale criterio, che la loro manifestazione è quella autorizzata di sabato. Tutto il resto per loro non si deve svolgere, non deve avvenire, e anzi bisogna che nel più breve tempo possibile la città torni alla normalità. Allora, la polizia sta bloccando il ponte dove sono saliti i manifestanti, che hanno riattraversato di nuovo il fiume Meno e si sono diretti, diciamo, verso la città finanziaria e verso le torri dello skyline del centro economico e finanziario di Francoforte. Lo spiegamento della polizia è ingente, ma un gruppo di manifestanti, circa un 150, è riuscito a passare il fiume dall'altra parte.